perché quando ho fatto l'incidente non accettavo la realtà. Bisogna abbattere prima le barriere. Non è tanto lo scalino o non avere magari gli elementi giusti per poter abbattere queste cose, ma la prima barriera è quella che abbiamo in testa: accettarsi prima cosa noi stessi, accettarsi dell'handicap che abbiamo. Sì, ho avuto una fortuna perché avevo la comitiva alla stazione di Ladispoli e alcuni ragazzi che erano lì hanno visto l'accaduto e come hanno visto che ero andato a finire sotto al treno e passato il treno un ragazzo si è levato la cinta, mi ha legato la gamba bloccando le emorragie del sangue. Strillavo così talmente tanto che sto ragazzo un giorno mi viene e mi fa: perché strilli così tanto? E io dicevo: vabbè, tu parli, a me mi manca una gamba. Allora lui mi ha detto: vabbè, a te ti manca una gamba ma puoi camminare, io che ho tutte e due le gambe posso camminare. Io sono rimasto un po' un attimo, mi hanno consigliato di andare a un centro di riabilitazione quando uscivo a fare la riabilitazione per rimettere la protesi, e dove poi ho affiancato lo sport, la scherma, nel 92. E ho cominciato a praticarla così per gioco, per scherzo, i giorni erano tanti, riuscivo a mettere stoccate, però diciamo che ero così tignoso che mi arrendevo mai. La soddisfazione più grande comunque è stato ricominciare a fare lo sport. Ora, se devo viverla, la voglio vivere bene. Se non la devo vivere, allora mi stavo bene. Lo sport mi ha aiutato anche comunque a viverla al 1000%, non al 100%. Il 100% la vivevo da normodotata, adesso la vivo al 1000%. Racconto, sono molto sfortunato per l'incidente, ma fortunato che da questo incidente la racconto, posso dare qualcosa a chi magari adesso